Signore, signori, buonasera, benvenuti. Dicevo, siete qui per decidere quale sarà il progetto migliore. Per non perdere ulteriore tempo, presento subito il progetto della mia ditta, Walls Forever S.A. Ma se non è nemmeno deciso se lo vogliamo fare questo muro? Questo è già deciso, ora dobbiamo solo sapere come lo vogliamo fare questo muro. Il muro che propone la ditta Walls Forever S.A. avrà sì 6 metri di altezza, ma altri 6 metri di muro verranno costruiti all'ingiù e non ci sarà talpa che potrà varcare la nostra frontiera. Mi rendo conto che le nazioni devono avere un certo grado di protezione e di sicurezza davanti, per esempio, l'invasione di una potenza straniera che ti vuole sottomettere, privare della tua libertà. Ci vuole anche una barriera per opporsi all'afflusso, per esempio, di denaro sporco proveniente dal traffico delle armi, dei bambini, degli organi. Oh sì, una muraglia, ma fatta da noi stessi, con i nostri corpi, con le nostre mani, la nostra volontà, le nostre idee, principi, la nostra etica. Allora, la muraglia che propone la cooperativa edilizia Nuovi Percorsi, l'impresa che fa la differenza, la farete voi! Sì, proprio voi, con le vostre mani. Ora mi spiego. Quando io canterò Tuntugni è una rosa e un clavel, voi estenderete le vostre braccia in segno d'accoglienza e risponderete: apri la muraglia! Tuntugni è una rosa e un clavel, apri la muraglia! Tuntugni è senza tele coronel, chiudi la muraglia! Basta con questi postulati, ma guardali, postulati pacifisti ormai superati. Lasciatemi spiegare il progetto della mia ditta Now Walls S.A. Il muro che propone la mia ditta è un muro di gomma. Sì, avete sentito bene. Un muro di gomma, e non in senso metaforico. Un vero muro di caucciù, proveniente dalle piantagioni che la mia impresa possiede nella foresta amazzonica. Dunque, se ci sarà un flusso importante, migratorio, questo farà pressione sul muro di gomma, ma immediatamente si troverà al punto di partenza. Più forte sarà la pressione che farà il flusso di gomma, e più lontano si troverà. Se la vastità dei flussi migratori presenti nel pianeta è quella descritta dalle Nazioni Unite, allora ogni chilometro delle frontiere di tutto il mondo dovrebbe essere protetta da un muro. In ogni nazione, in ogni paese, in ogni città, in ogni quartiere, ogni casa del pianeta Terra dovrebbe essere allora accerchiata da un muro. Comunista
appetito di altre potenze, gli Stati Uniti. Oh no, special, interesting. La Francia. Come on, quickly, France. La Cina. Dove vedo mia cianfrusaglia? Qui, 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 qui. Principessa cilentola intrigante, credi ancora di essere bella e attraente? Credi ancora di essere centro del pianeta? E così fai sospirare tutta la gente. Potete tornare a dormire sonni sereni, a sentirvi in sicurezza
e a credere profondamente nel futuro. Yeah.